Buongiorno, siamo qui alla Memo per presentare il libro La persona con sindrome di Down. Abbiamo qui Francesca Sali, che è l'autrice. Che cosa si prova a scrivere un libro per fare comprendere cosa si nasconde dentro una persona con sindrome di Down? Buonasera a tutti, una domanda molto interessante. Scrivere un libro sulla sindrome di Down è stato per me un punto d'arrivo in un percorso molto lungo, perché io sono la mamma di un ragazzo con sindrome Down e per lavoro mi occupo appunto di deficit e soprattutto di deficit cognitivo. Quindi in questo libro ci sono le storie, c'è la mia storia, ci sono le storie di tante centinaia di ragazzi che io ho incrociato nella mia strada professionale e personale, quindi ci sono tante emozioni, c'è tanta ricerca scientifica, tanto impegno e quindi anche tante cose belle. La persona Down, simbolo di disabilità, è vista sotto un altro aspetto? Oggi la persona con sindrome di Down, rispetto anche a pochissimi anni fa, è vista in una maniera totalmente differente. Non perché sia cambiata la sindrome di Down, che è sempre il sovrannumero nella coppia 21 di un cromosoma, ma perché è cambiata completamente la percezione sociale. E in questo la cultura dell'inclusione ha fatto veramente tanto. È per questo che io lavoro e per questo che stasera ci troviamo qui. Chi diventa insegnante deve comprendere che ogni persona è un mondo a sé, anche se ha una difficoltà genetica o acquisita o si accorgono ancora i limiti e basta. Anche questa è una domanda molto molto mirata e molto importante. Dovrebbe essere sempre nell'ottica inclusiva il discorso della scuola. Il problema è che molte volte si vede prima il deficit che la persona, e su questo dobbiamo lavorare ancora molto, perché così come ognuno di noi è qualcosa di più oltre le sue caratteristiche personali, la sindrome di Down è una caratteristica tra le altre, dobbiamo imparare a guardare a fondo e prima di tutto la persona. Grazie per questa intervista. Grazie a voi della considerazione anche verso il mio lavoro. Abbiamo qui con noi Susanna Testa, docente specializzata e tutore didattico dell'Università di Urbino. Chi diventa insegnante deve comprendere che ogni persona è un mondo a sé, anche se ha una difficoltà genetica acquisita o si accorgono ancora i limiti e basta. No, non si. Ogni persona è originale e quindi ogni persona non è un limite. Noi non possiamo considerare e puntare sui limiti, ma ogni persona è un mondo a sé e ha una originalità e un insieme di risorse. E il mondo della scuola ovviamente punta sulle risorse e sviluppa tutto ciò che è in potenza. Quindi il scuola, famiglia e mondo degli educatori puntano su questo. Il libro di Francesca Salis ha proprio la parola chiave persona, e quindi ci si deve focalizzare sulla persona nella sua originalità e complessità. Grazie per questa intervista. Grazie a te. Ci troviamo con Margherita Campanelli, educatrice. Cosa ti prova a vederti riconosciuti come persone e non come sindromi? Allora, mi sento una persona di oltre sindrome, una persona come tutte le altre, senza fermarmi, una persona come tutte le altre, normale e uguale, senza limiti, e vivere la vita da una persona con una grande determinazione dentro. Dottoressa Campanelli, come si sente quando si trova sul lavoro a che fare con bimbi disabili? Allora, nel mio asilo, dove io lavoro, presso l'asilo Grillo, è un lavoro che mi soddisfa molto, è un lavoro che
era da tutta una vita che volevo che si concretizzasse. E finalmente ce l'ho fatta, finalmente ho realizzato il mio sogno. Ma in questo asilo non abbiamo bambini con disabilità, abbiamo bambini tra virgolette normali, uguali, che ogni bambino è a sé e con i suoi limiti e con le loro esperienze. Grazie. Grazie per questa intervista. Abbiamo qui Francesca Burca, vicepresidente della DFH. La riabilitazione conta molto in persone con sindrome Down? Allora, la riabilitazione nella disabilità è importante per tutte le situazioni. Se vogliamo parlare della sindrome di Down, sì, è determinante, in quanto la persona con sindrome di Down ha una disorganizzazione neurologica. Quindi è fondamentale che il bambino abbia l'opportunità di fare tutte le tappe neurologiche, proprio perché solo lavorando dall'atto motorio e sulla sensorialità si possono effettivamente recuperare le difficoltà che può appunto incontrare il bambino trisomico, in quanto è un bambino di fondo ipotonico. Quindi una riabilitazione neuromotoria è determinante, che poi chiaramente va associata con un percorso di riabilitazione cognitiva ai fini di garantire al bambino di arrivare alla scuola elementare con i prerequisiti di letto-scrittura. Questo poi lo accompagnerà nel suo percorso di vita. È chiaro che ogni bambino, essendo bambino, essendo persona, ha le sue qualità, le sue caratteristiche, ma quello che è fondamentale è permettere alla persona che ha una disabilità genetica di attivare tutte le aree affinché possa raggiungere un equilibrio che gli permetta di avere una vita più possibile autonoma. Questo è quanto.